Il celeberrimo capo di Stato Maggiore dell'esercito americano, generale con incarichi speciali George Marshall, grande organizzatore e stratega militare, è stato filmato nel febbraio di 73 anni fa mentre in una visita a Viareggio incontra i suoi generali presso lo stabilimento Principe di Piemonte. Questo materiale è stato trovato negli Stati Uniti, più precisamente nella Fondazione George Marshall, che è ancora attiva negli Stati Uniti, e riguarda proprio la visita che nel giorno di San Valentino del 1945 fece Marshall a Viareggio. Non era una visita di piacere, ma una visita che portò a delle importanti decisioni sulla strategia per affrontare la linea gotica. Infatti si è appena una settimana dopo la famosa battaglia del fiume Cinquale, dove gli americani subirono una pesante sconfitta da parte dei tedeschi, e Marshall prende la decisione di cambiare la strategia e di cambiare anche il comando, e quindi avremo tutta una serie di importanti decisioni che faranno sì che la più importante sarà quella di richiamare il 441esimo e 42esimo reggimento Nisei dalla Francia in Italia. Sarà proprio attraverso, diciamo, il valore di questo reggimento che la linea gotica finalmente verrà spezzata anche nel settore occidentale, che era quello che languiva.